Si è conclusa questa sesta edizione del Corri per le vie di Borgetto. Ci parli un po' del percorso, dell'importanza di questo evento. Comunque questa gara l'ho pensato io 7 anni fa, mi sembrava un sogno e ho fatto la prima gara, è andata bene e questa è la sesta gara. E tanta gente non vogliono venire a correre qua perché ci sono tante salite. Ma comunque abbiamo un bel gruppo di partecipanti. Ci parli dell'importanza di questo evento e di quello che significa questo evento per la città di Borgetto? Per la città di Borgetto rappresenta questo, la corsa è la più bella cosa, la corsa è uno sport, una cosa molto importante, che le persone si incontrano, ci incontriamo qua. E da quanto riguarda i partecipanti, quest'anno è soddisfatto dell'affluenza, è soddisfatto del numero di partecipanti che avete avuto e della qualità dei partecipanti stessi? Del numero degli abitanti non tanto soddisfatto, però per la qualità molto soddisfatto, perché sono venute persone da Reggio Emilia, da Napoli e dei paesi lontani pure. E l'obiettivo è quello di portare avanti questa iniziativa anche per i prossimi anni? Esattamente, questa la porterò sempre più avanti fino a quando posso, anzi a marzo vorrei fare una garetta molto importante e mi piacerebbe molto, che potrebbe essere anche più bella di questa, per il periodo di San Giuseppe, che ho stabilito la gara il 18 di marzo. Siamo qui con il primo cittadino di Borgetto, Gioacchino De Luca. L'importanza di questo evento per la città di Borgetto? Di questa gara è importante perché, dato la sesta edizione, dobbiamo dire che Giuseppe Vicari è grandioso, perché viene appunto dall'America, un nostro concittadino che vive a New York, ci tiene tantissimo e con amici suoi terrasini e altri collaboratori di Borgetto, con niente, con una spesa irrisoria, riesce a fare un qualcosa di spettacolare, coinvolgendo non soltanto Borgetto ma i paesi limitrofi. C'è stata una grandissima presenza quest'anno, come anche gli altri anni. Dobbiamo dire che questa gara viene incrementata sempre di più e si spera che il prossimo anno, addirittura a marzo, possiamo fare un altro tipo di gara che possa coinvolgere altre persone. Quindi lui verrà apposta e stiamo cercando di organizzare il tutto. Quindi non posso fare altro che ringraziare la Protezione Civile, ringraziare i Vigili Urbani, il Comandante dei Vigili Urbani, ringraziare l'Assessore Santoro, il neo diciamo assessore nominato per lo sport, turismo e spettacolo, il quale sta facendo una splendida festa con pochissimi soldi. Il Presidente del Consiglio e tutti gli altri che sono diciamo qui presenti appunto per manifestare una presenza massiccia del mondo politico, perché ci teniamo tantissimo che questa festa va bene, questa gara che appunto era l'inizio della festa sta andando benissimo. E l'importanza di uno sport come la corsa, quale segnale dà alla cittadinanza? Dà un segnale positivo, perché la corsa è tutto, nel senso che appunto la corsa coinvolge un po' tutti i muscoli del corpo e quindi è importante perché c'è coesione, c'è un rapporto con tantissime altre persone, anche del comprensorio, quindi è un momento di crescita, un momento importante. E questo è il nostro diciamo, risultato che volevamo e l'abbiamo ottenuto tutto. E l'obiettivo è quello di portare avanti questa iniziativa anche per i prossimi anni come amministrazione? Senza dubbio, appunto cercando di fare anche quella manifestazione di marzo che dicevo poco fa, che sarà tutta nuova perché non si è mai fatta, e quindi stiamo lavorando anche a farne due, quindi una a marzo e un'altra nel mese di agosto. Siamo qui con il presidente della SD Atletica Terrasini. L'importanza di questo evento per la vostra organizzazione e per la città di Borgetto? Per la città di Borgetto, siccome c'è un amico, Gio Vicari, che ogni anno ha il piacere di festeggiare nel suo paese questa manifestazione e ci chiama a noi come associazione sportiva, noi siamo affiliati con la FIDEL e con la UIS, perciò siamo autorizzati a fare questo tipo di manifestazione. Il livello dei partecipanti, ci parli un po' del tracciato? 160 partecipanti, più i bambini, una cinquantina di bambini che hanno partecipato alla manifestazione, sì. Ci parli un po' del tracciato e degli atleti, i nomi più importanti che hanno partecipato? Sono stati due marocchini che hanno vinto, Adil e Iris, che sono due atleti amatoriali molto preparati e importanti, che sono dei campioncini veramente a livello siciliano. Ma Adil viene da Reggio Emilia. Siccome c'è un buon rapporto di amicizia, si viene a fare questa manifestazione ogni anno. Il responsabile di Borgetto della SD Atletica Terrasini, l'importanza di questo evento e quello che significa per la vostra città? Significa molto, perché in questo paese le gare sono cominciate 40 anni fa, più di 40 anni fa, per certi versi poi si sono interrotte e speriamo di non fermarci e magari di migliorare sia il livello, che è già buono tecnicamente, di atleti, sia pure quantitativamente. Purtroppo l'unico problema, l'unico neo, è che il percorso non è molto lungo,
cioè se facciamo un percorso molto più lungo ci sono molte più salite e molte più discese, diventa molto pesante. Se ci sarebbe un percorso molto più lungo sarebbe molto, avrebbe un altro significato. E quelli che sono i valori che si possono portare anche alle nuove generazioni attraverso un evento come questo? Sono i migliori che si possono trovare, non ce ne sono migliori di questi, del sudore, della fatica, dell'entusiasmo, della passione, non ce ne sono molte più di queste non ce ne sono. Siamo qui con Azzurra Grusa, vincitrice della categoria donne, quale emozione vincere questo evento e parlaci un po' anche del percorso. Allora, una bella emozione sempre, la prima assoluta è sempre ben accolta con applausi e tutto, quindi sinceramente sempre una bella emozione. Percorso conoscevamo già le belle salite e quindi sappiamo come affrontarle, comunque bello, bello e caratteristico. E sei contenta del tuo tempo e dei quali sono i prossimi tuoi impegni per la tua stagione? Allora, sinceramente come tempo non so rispetto a quello dell'anno scorso come sono andata, comunque tutto sommato bene, stiamo facendo gare quasi ogni domenica, quindi per noi è un divertimento, domani ce l'abbiamo un'altra, quindi a livello amatoriale lo stiamo facendo soltanto per divertirci, niente di più. E per il prossimo futuro altri appuntamenti? No, di importantissimi no, gare come domani andiamo a Salina Grande, ma a livello così amatoriale, niente di più. C'ho un bimbo e quindi mi dedico a lui e un po' al mio sport preferito. Complimenti. Grazie mille. Ciao. Adil Yazali, vincitore della categoria uomini, quale emozione vincere questo trofeo e perché qui da Reggio Emilia? Sono qui per l'amicizia, perché sono amico dell'organizzatore, mi hanno chiamato subito, è venuto per l'amicizia, è venuto per fare questa bellissima gara a Borgetto, che è la prima volta che vengo qua a Borgetto, un bello paese, e sono uscito a vincere questa manifestazione e sono contento. Parlaci del percorso e di questi 8 giri, di questo percorso di Borgetto. Praticamente il percorso è un po' impegnativo perché cioè, sale e scende, è un po' collinare e bisogna correre. E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti della tua stagione? Il prossimo appuntamento a ottobre faccio campionato master, il campionato italiano master di mezza maratona. Mohamed Idrisi, secondo classificato della categoria uomini della Polisportiva Menfi, quale emozione questa gara e perché qui a Borgetto? Grazie mille per l'intervento, sì, è un'emozione molto forte, soprattutto perché non solo abbiamo vinto la gara, ma abbiamo vinto tutti coloro che hanno partecipato a questa gara. Sono molto emozionato per la bravissima organizzazione sia da Giuseppe e tutti gli organizzatori. Complimenti a tutti per l'organizzazione, è una bella organizzazione. Ti è piaciuto il percorso di questa gara, di questi 8 giri? Sì, è un percorso un po' impegnativo, però va bene, è bello, bello, mi è piaciuto. E i prossimi appuntamenti della tua stagione? Intanto domani mattina un 25 km per le preparazioni per la maratona di Torino e domani pomeriggio la gara di Calamonaci e la prossima domenica c'ho la Napola e poi vediamo più avanti cosa c'è nel percorso. Grazie mille. Grazie. Ciccio De Trovato, secondo classificato di questa corri per le vie di Borgetto, quale emozione e ci racconti un po' la gara? Le emozioni sono tante perché il pubblico ci stava vicino e ci applaudiva ad ogni passaggio. Certo, il percorso è quello che è un poco pesantuccio. E quindi ci siamo dovuti adattare anche perché siamo reduci da una 10 km di Mileto in Calabria. E domani andiamo a correre vicino, come si chiama il paese? Valle d'Olmo. No, Valle d'Olmo. Non mi ricordo come si chiama il paese. Non è Valle d'Olmo, stai zitto, non è Valle d'Olmo. E quali sono i prossimi appuntamenti per questa stagione, prima della fine dell'estate? Intanto il giorno 30 andiamo a fare la Napoli-Moccarda, okay. Provincia di Trapani. E il giorno 20 faremo quella del carabiniere in città a Palermo. E noi corriamo ogni domenica e poi fin quando Dio ci dà la forza e la salute noi daremo sempre battaglia, saremo sempre sui campi.
e questo che mi sta vicino, questo è un furbacchione. Mi ha fatto passare avanti il penultimo giro e poi in salita mi ha preso e mi ha staccato. Questo è un furbacchione, questo qua, Nino Macaluso. Nino Macaluso, il vincitore di questa corri per le vie di Borgetto. Ci racconti un po' la gara dal suo punto di vista? La gara è stata un pochino dura, però come si dice, io ci sono adattato in queste percorse così un poco pesante, perché io sono un po' leggero e mi piacciono queste percorse e faccio così, non stanco e me ne vado allegro. Come fate a mantenervi così in forma? Vi allenate molto per questi appuntamenti? Alleniamo due volte, tre volte alla settimana. E ora però, perché prima ne allenavamo ogni giorno. Ma ora siamo più anziani, non diciamo vecchi, anziani. Siamo più anziani e allentiamo un poco il lavoro, allentiamo un poco anche l'allenamento. Dunque la vostra stagione non è quindi finita, avete altri appuntamenti prima della fine dell'estate? Sì, ancora ce ne abbiamo tanti appuntamenti, perché abbiamo fatto già due, lei ne ha fatto 22 o 23 e io ne ho fatto 21 o 20, non mi ricordo bene, quest'anno. E ancora ce ne dobbiamo fare parecchie, perché ancora deve finire l'anno. Abbiamo ancora da fare gare di Grand Prix, gare di Grand Prix Wisp, gare di Grand Prix Fidal e via. Lorenzo Cannata, terzo classificato della categoria uomini, quale emozione salire sul podio in questo Corri per le vie di Borgetto? Emozione grandissima, ma più che altro sono stato qui con amici, mi sono divertito tantissimo, era da tanto che non gareggiavo, quindi mi ha fatto pure piacere esserci per Giuseppe, per gli altri, per tutti quanti. Poi è stato divertente. Ti è piaciuto il percorso? È piaciuto, era un po' duro, però dai, mi sono divertito lo stesso. Piano piano siamo arrivati. E i prossimi appuntamenti della tua stagione? Finiti, già fatto, finito tutto. Quest'anno ho dato, questo e basta. No, non gareggio più, mi sono divertito negli anni passati, adesso basta. Va bene così, solo per gli amici. Puoi parlarci un po' di questa Corri per le vie di Borgetto e del percorso, di quelli che sono stati i partecipanti più importanti, i nomi più importanti di questa gara? Come ogni anno il nostro Pino Vicari riesce a portare la qualità, la crema dell'atletica sia regionale che nazionale. Come avete visto, i due atleti marocchini erano un palmo rispetto agli altri superiore. Adile Azzali lo conosciamo un po' tutti, è uno degli stadioli più bravi e più importanti a livello nazionale, e lui fino all'ultimo riuscito insieme a Mohamed Idrissi a dare lo spettacolo, la gente voleva questo e ci sono riusciti i due atleti marocchini. Terzo, un buon Lorenzo Cannata in grande ripresa, e Lorenzo che ha avuto anche qualche anno fa una punta di massima valore atletico, ma sta ritornando nei suoi passi. E come numero di atleti possiamo dire che abbiamo quasi raggiunto il record di partecipanti, se non eravamo un 180 in due serie, perché il percorso è piccolino però abbastanza duro, perché molti sale e scendi, molte curve, cambi di ritmo, quindi miete tante vittime che per gli atleti che partono in maniera spropositata. E per quanto riguarda i prossimi anni, questo è un evento che va portato avanti e che bisogna cercare di conservare? Esatto, come abbiamo fatto la volta scorsa dove eravate presenti, la 36 edizione di Partinico, qua siamo soltanto alla sesta, però siamo nati, qui ben comincia e a metà dell'opera, cercheremo di portare avanti questa tradizione anche a Borgetto, magari cambiando anche periodo, perché abbiamo visto che gli atleti ad agosto è molto difficile portarli di sabato, e quindi cercheremo di trovare la domenica giusta e del mese giusto. Il prossimo anno, se ci sono novità, lo faremo sapere in tempo.